Obiettivi più ambiziosi per la raccolta differenziata. È questo quello che chiedono Forum H2O e SOA per il nuovo piano regionale dei rifiuti. Se ne è discusso con diverse associazioni, comitati e sindacati presso la seconda commissione ambiente del Consiglio regionale presieduta dal consigliere Petrucci. Nell'audizione le associazioni ambientaliste hanno chiesto alla Regione di alzare la sticella degli obiettivi per i prossimi anni e cioè quello di passare dal 65% al 70% di differenziata entro il 2020 e dal 70% al 75% entro il 2022. Dal piano regionale dei rifiuti si evince che esiste già una disponibilità di impianti per la gestione dei rifiuti di gran lunga superiore al fabbisogno. Di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi sarebbe solo una questione di migliorare l'organizzazione del servizio. Questioni, dicono i SOA e Forum H2O, che possono essere risolte in fretta con interventi energici sulle amministrazioni inadempienti, ad esempio sulla città di Pescara, visto che il capoluogo adriatico supera di poco il 32% di differenziata. Secondo gli ambientalisti è necessaria l'introduzione del porta a porta in tutta la città, che farebbe fare il salto di qualità all'intero Abruzzo in pochi mesi. L'audizione è stata anche l'occasione per chiedere di rendere più stringenti i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia delle falde acquifere. Il 50% delle discariche sono già in cattive condizioni per l'inquinamento. Inoltre è stato affrontato il tema che sta suscitando polemiche nell'Aquilano, quello del CSS eliminare la deroga per il rispetto dei criteri localizzativi prevista dalla proposta per gli impianti dove bruciare il combustibile derivato dai rifiuti e quanto chiesto da SOA e Forum H2O che esprimono dubbi anche sull'opportunità di indicare direttamente nel piano dell'impianto il trattamento dei rifiuti indifferenziati dei codicasoni che così diventerebbe un invariante di piano per 270.000 tonnellate anno come capacità.